Molti di quelli che parlano di riduzioni fiscali, di ingegneria di questo tipo, mi sembrano quello che va al bar e dice da bere per tutti. E chi paga? Voi. E invece non è vero. Perché? Perché appunto se diminuisci la spesa pubblica di 25 miliardi, va bene ridurla, quello bravo, però se fai solo quella manovra lì, rischi di uccidere la crescita. Bisogna ridurre anche la pressione fiscale, le tasse. In effetti, il Tesoro stesso stima che la crescita nei prossimi 3 anni si smorzerà di 0,5 punto di PIL. È come dire che ci diamo la zappa sui piedi. Quindi al momento, con una crescita debole dello 0, quello che è, non è abbastanza, dovrebbe come minimo esserci una crescita al 2%. Quindi anche adesso per che evitare, si parla, per evitare che il debito esploda. Per evitare una situazione Grecia. E come si fa a far crescere l'economia italiana del 2%? Potrebbe essere meno corruzione, meno Stato, più libertà di iniziativa economica, più libertà per i cittadini di scegliere comprando i servizi che oggi lo Stato ci impone, dalle poste alle ferrovie, dalle aziende pubbliche locali, dei rifiuti, del gas, ai trasporti, per cui va a finire che un autobus italiano costa molto di più di un autobus tedesco. Queste aziende potrebbero tranquillamente stare sul mercato. Vorrebbero dire tariffe più basse. Sì, quindi rispetto al capitalista falso che è il sindaco. Qualcuno che usa il sindaco, lo Tremonti, il capo del governo. Insomma, chi fa l'imprenditore con soldi non suoi è meglio qualcuno che fa l'imprenditore rischiando in proprio. La resistenza a mettere sul mercato queste aziende che sono un centro di costo per il contribuente sì. E anche perché fanno comodo alla politica. Fanno molto comodo ai politici perché possono accontentare gli elettori, possono accontentare i dipendenti e possono essere occasione per creare vantaggi agli amici, insomma, ai fornitori, alle controparti esterne. E di vantaggi agli amici i politici ne possono creare molti. In particolare il Ministero del Tesoro è azionista di 31 società di capitale che a loro volta ne controllano 2.300. Viceversa, la manovra non contiene azioni di rilancio della crescita, come potrebbero essere misure di liberalizzazione su avvocati, notai, farmacisti, assicurazioni, banche. Tutte quelle riforme che vengono considerate a costo zero, ma non per le categorie che le subiscono e che tendono ad aumentare la crescita potenziale del paese. Beh, c'è stata anche la mancata liberalizzazione del servizio dei taxi, sui quali ci siamo praticamente scannati per 2 anni e che poi è tornato nel suo pacioso alveo, diciamo, di un nulla di fatto. Abbiamo una RC auto che continua a crescere in maniera inarrestabile a multipli del tasso di inflazione. Non credo che sia ineluttabile che si debba subire ogni anno questa lievitazione delle tariffe quasi come fosse scritta nelle sacre scritture. Secondo stime OCSE, le liberalizzazioni aumenterebbero la produttività in Italia del 14%. E poi c'è una produttività di lungo periodo che è frutto di un sistema di istruzione di qualità che allo stato attuale in questo paese non c'è. Io credo che molto abbiamo cominciato a fare, molto in più dobbiamo fare, anche una riflessione sulla ricerca, sul finanziamento della ricerca. Con la sua manovra, gli enti di ricerca soppressi sono 5, tra cui l'ISPEL, che stava studiando la prevenzione delle malattie e degli incidenti sul lavoro.